Finalmente. Sono dimenticati un accesso aperto, a quanto pare. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Quindi questa era casa nostra. Ovviamente eravamo dei ricconi. Vediamo cosa ci attenderà. Presentarsi al club Ascalon. Avremo forse più che semplicemente da parlare con il club, perché questo è il famoso nuovo quartiere, West End. E noi siamo arrivati che già qualcuno è morto e non abbiamo avuto modo di parlarci. La situazione è abbastanza complicata, come pare evidente. Cerchiamo di evitare inutili scontri. Qui cosa abbiamo? Oddio che suoni. Ok. Proviamo. Ok, che questo forse è un inutile scontro, ma è malformato. Perché qui è così diverso? Ce n'è più di uno, direi. Che roba è questa? Non deve venire qua così, come se nulla fosse. Ok, colpa mia. Speriamo che qui ci tenga dai danni. Aia. Quando non era il caso di finire la stamina. E quando era il caso di... Aia! Ci hanno fatto abbastanza male. Quando era il caso invece di bere il sangue da quell'essere. Fra l'altro, si potrà bere il sangue da quell'essere? Malformato, sembrava qualcosa che forse era il caso di non bere. Non saprei. Possiamo aprirci il cancello? Oh, diavolo, sì. Dovremmo ricordarci di aprire tutti gli accessi a questo quartiere, perché veramente è stato molto difficile arrivare qui. Possiamo salire lassù. Che sia un nascondiglio. Non pare. Beh, siamo ufficialmente in West End. Fantastico, ma... Stiamo in permanganato di... Tassio? Oddio, non lo dico neanche più. Comunque era ricchissimo. La zona sta abbastanza a pezzi, direi. E no, questo non era palesemente un nascondiglio. Non ci sono scale di alcun tipo per scendere? No. È solo un modo interessante di tagliare. Sarei per eliminare la resistenza che avevo in quest'area, visto che ci passeremo forse un po' di tempo. E ci serve anche un po' di sangue. Quello è malformato, lo vediamo subito. E dacci un altro sorso. Ops, si è teletrasportato. Poi là, è lei? Addio. Salicina mi pare che fosse utile, tra l'altro. Ora, eliminare questi scal purtroppo non ha un grosso impatto sul lungo termine. I cannot enter. Enter at your own risk. Entra a tuo rischio e pericolo.
volendo tradurla in modo non letterale. Assolutamente. Ok, ci stanno dando molte risorse utili. Già solo questo mi fa sentire positivo per la deviazione. Questo è sempre stato aperto? No, abbiamo sbloccato. Ed era una porta interna, ok. Molti topi, che però ci servono poco. Beh, ho finito la stamina, quindi tanto vale finirti così. Arrivederci. E grazie. C'era niente di interessante in quel secchio che stavi frugando? Forse. Qualcosa che comunque possiamo riciclare in futuro. Ora, non mi servono topi. Fortunatamente, visto che è qualcosa che mi disgusta altamente, ma... Sarebbe interessante trovare quel nascondiglio. Non per dormire adesso, ma... qui entriamo in una zona finalmente abitata. Decisamente sì. Bene, inizieremo a conoscere questo lato della città finora rimasto invece inesplorato. The Ascalon Club, the heart of British Vampire Society. Not quite as subtle as I expected. Questo qua di fronte, Club Ascalon? E lì Dawson, abbiamo detto che era il più ricco dell'area, la famiglia Dawson. Interessante. Oh, porcellane cinesi. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. Oh, I am bene. Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Doctor... I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. È davvero molto bello il fatto che ci sia questo benvenuto. E forse avrà delle parti per noi, anche se vendendo porcellane. Però vengono dalla Cina, quindi magari... Come dire, ha già allargato il range del suo mercato. Ma mi dica qualcosa di questo quartiere. Mi preoccupa molto, anche se è la parte ricca. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about it? Totalmente estraneo. I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Penso che sia poco profittevole e utile andare direttamente a essere del tutto contrario alla sua idea. Però magari, ecco, invitiamolo a essere meno naive. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? È davvero troppo ricco per riuscire a capire quello che succede. Calhoun non considera la gravità e la pericolosità dell'epidemia ed è stanco. Potremmo già curarlo anche se non abbiamo molto. Fra l'altro, la situazione negli altri quartieri, come stiamo? Oh diavolo. Oh diavolo. Qui non solo, come vedete, la situazione è ancora molto critica con il leader che è andato... Sono praticamente convinto che non sia colpa delle notti che abbiamo dormito. Sono praticamente convinto che sia colpa dell'averlo lasciato come Skull. Ma ci stava la vecchia Bridget, la Bridget che mi dava speranza per gli Skull. E devo aver sbagliato, perché lui era nuovo all'essere uno Skull e quindi era ancora assolutamente debole rispetto alle tentazioni della carne. In senso letterale. Quindi molta stanchezza, l'ospedale sta stranamente bene. Qui abbiamo ancora qualcuno di sconosciuto, il che mi perplime molto, ma si sta abbastanza bene. Quindi potrei iniziare a curare quelli che ho qui. Come stiamo a cure? Abbiamo 10 per la stanchezza. Vediamo quanti ne troviamo qui. Dovremmo poterne fare delle altre comunque.
Ha delle informazioni interessanti sul posto. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ha dei gusti particolari, ma in realtà non male, il rognone viene sottovalutato. I must confess, I have quite specific. Ah, noi abbiamo dei gusti particolari, ecco. Sì. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Lei è interessato al cibo. Posso consigliarle del sanguinaccio se vuole. Ok, comunque abbiamo un'indagine per quanto concerne il trovare posti particolari per mangiare. Che penso sostituirà al momento la nostra ricerca di testi in Braille, visto che non abbiamo trovato altri testi. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. È addirittura un indizio. A Calhoun piacciono i ristoranti rinomati e le tavole imbandite. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Immagino soprattutto in questo quartiere. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi. Posso immaginare. But what about the epidemic? The bombs and raids, and all the random violence. Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Ah, beh, ragazzo, probabilmente non te ne accorgeresti fino a che non fosse troppo tardi. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Titolo interessante. London's Lone Gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic. Ah, era un critico, ok. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Capisco. Qui mi dà ancora domande, ma ci manca l'indizio. Vediamo cosa ha da vendere. Ora, parte per impugnatura buona e piccola parte per... No, non ci interessano parte. Avrei dovuto premere X, ma ok. Fantastico. Dovrei comprare parecchie cose, in realtà. Non mi ricordo cosa ci serviva per i vari medicinali, ma... Questi li prenderò tutti, nel dubbio. Questi altri dovrebbero essere meno importanti. Però il pergamenato. Questo è molto buono. Questa è tutta roba che potremo riciclare. Credo farò. Ora, prima di andarsene. Ci sono troppi suoni. Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Oh, ed è solo stanchezza, ragazzo. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude. Ah, è vero. This disease has ruined my appetite. È assolutamente il contrario dei quartieri poveri. Qui per un po' di stanchezza lui si sente. Oddio, è la cosa più grave che possa succedere, non posso immaginare. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Un critico culinario che vende anche porcellane. Immaginate qui la situazione quanto è andata oltre rispetto agli altri quartieri che abbiamo imparato a conoscere. It's locked, all right. Please, sir, whether you need to buy something or not, I am happy to help. Salve, Charlotte è la figlia. È la figlia di Lady Ashbury. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. Mm-hmm. I still have so much to offer this world. Wait, no.
Why do you think I would... Cos'è quella medaglia? What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a... Beh, non è così difficile se ci guardi in faccia. She also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Cioè, davvero non è difficile riconoscerci. Cioè, abbiamo degli occhi del tutto particolari, come pigmentazione della pelle, vene. Cioè, è un mistero che non ci si spari a vista, ma... Chiediamo qualcosa intanto in generale sul quartiere, visto che lo stiamo imparando a conoscere, e poi entreremo nel personale. Lei è in salute, fortunatamente. What do you think about this part of town? I was raised here and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Sì. Idealmente siamo nati qui a quanto abbiamo capito, visto che abbiamo detto che questa fosse la nostra dimora, era un tornare verso casa? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Non faccia battute da, diciamo, retrogusto malizioso su sua madre. Non è affatto qualcosa che ritenga adeguato. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you are right, but society must reform and renew itself, or we are all done for. Soprattutto dovremmo dare il voto alle donne. Anche nel club Ascalon questa cosa non ha veramente senso. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Brava. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Ah... di 30, ok, suffragetta, quindi. Are sì. You a suffragette then? Oh, you really are, Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Ah, sì. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Comunque, nelle domande si era chiesto dell'adozione, quindi ok, quindi ora tutto torna. Una vampira ha adottato un'umana. Ecco perché le date non coincidevano, non era figlia di sangue. E il termine sangue qui ha sempre più implicazioni. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive Proprio. They are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. Gliene ha parlato o è la guardia? She might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Vedremo. Questa indagine è già molto più interessante. Potrebbe essere successo qualsiasi cosa, dall'essere diventata una vampira a essere entrata nella guardia di Priven. O Priwen.
Cosa che non mi piacerebbe affatto, perché dovrei uccidere la tua grande amica Charlotte, probabilmente. Tell me about your adoption. What do you want to know? Un po' tutto. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. Ooh. When I was 10, she adopted me. And I have lived with her ever since. Orfanotrofio, praticamente, di ricchi. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. Mm. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. Molto interessante. Orfanotrofio di Lady Ashbury. Perché Lady Ashbury aveva un orfanotrofio? Era per avere le sue sacche di sangue portatili? Ma non credo, conoscendo il tipo. Forse era davvero carità? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live. Abbiamo letto la lettera. And one day I'll have my death to face. Hmm. Peccato che tu non sei affatto contento di affrontare la tua morte. Misteri su misteri per quanto mi riguarda. Tutti ci dicono tutto, ma in modo molto parziale. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your makeup. I'm sorry to hear about what happened to your sister. Sa un po' troppe cose. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Direi... Le direi di no, ma... È una menzogna, ma... È la figlia di... Ashbury. Quindi la rassicurerò, ma... Bisognerebbe stare attenti a essere amici di un vampiro, onestamente. Non si sa mai cosa potrebbe accadere. Of course not. You have nothing to fear from me or your mother. Good to know. And don't worry. My mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tanto da dipingermi in un quadro. Lei ha una fascinazione di 5, però. Che vuol dire che non è esattamente fuori pericolo. Se un giorno dovessi cambiare idea. Abbiamo un bel po' di domande su cose. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Ma immagino che sia meglio che avere un never-aging compagno, marito. Highlander style, ma... Mi chiedo se l'abbia adottata perché conosceva i suoi genitori? O perché i suoi genitori erano già stati adottati da lei? Comunque era in West End, per quanto fosse un orfanotrofio, non è esattamente una zona povera. Why did you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one side. Non esattamente. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Sp-
Probabilmente ha ragione tua madre. Non è un dono quello che abbiamo. Possiamo fare del bene, ma per noi non è un dono. Potrebbe sembrare che lo sia, ma le implicazioni sono troppe in questo mondo. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte when it was not my original name. Does it bother you? No. Qual è il suo nome? Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. E addirittura ha cambiato il nome, questo non me l'aspettavo, cioè, non che avessi delle aspettative su questa questione, ma esula un po' da quel che pensavo. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Ma non lo sai finché non ti ci trovi, e quando ti ci trovi non puoi tornare indietro, almeno finché non troveremo una cura. Certo, è anche molto probabile che un giorno Charlotte decida di andare da un altro Egon e farsi trasformare da lui, sempre che non venga uccisa. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage. Ecco appunto. Just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know. Lo farebbe davvero. The truth. Già. There are less dangerous ways, doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Non ci provi. Non ci provi minimamente. Questo mi inimicherebbe Lady Ashbury per sempre. Never. That would be betraying your mother's trust. She would never forgive us. For sure. But look on the bright side. We would have eternity to reconcile. No. Or an eternity to run away from your mother's mighty wrath. Quite a terrifying idea, don't you think? Yes. I think it's wiser to let go of that part of the plan. Nice try, though. Goodbye, immaginavo Charlotte. L'abbia fatto. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Immaginavo avrebbe provato a convincere noi. Oddio, troppe voci. Sentiamo anche qui Charlotte. Se fossi una persona meno caritatevole, forse l'avrei trasformata. Chissà. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Oddio. Clarence Crossley. How are you? My God, so you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. E quindi incontriamo qualcuno che ci conosceva da prima. Tutti gli altri erano morti o ci hanno semplicemente conosciuto come medici, quindi di sfuggito, ma questo era nostro amico. Interessante. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. E tu hai l'emicrania. Potremmo darti una mano. E cioè? Che battaglia? What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere.
vampires. Colpo basso. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Chiaro. Anche se siamo piuttosto collegati nelle nostre ricerche. Questa potrebbe essere una domanda dolente. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Quindi? Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Perché lo sciò? Venus Crossley, che ancora non abbiamo conosciuto. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Ok, è stato molto scosso. E non ti posso chiedere altro per ora, ma posso curarti. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Ma sei un amico. What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Scenazione 3. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ci saranno sicuramente altre persone da incontrare e conoscere in questo quartiere prima di andare dagli Ascalon. Di qua si esce. E al momento direi che non ci interessa. Sicuramente ci potremo tornare più tardi. Sono molto curioso. Qui tutto è molto diverso dal resto di Londra. Tocca solo capire quanto diverso.